chiamo Luca Ferrero, ho 34 anni e ho l'arduo compito di continuare quella che è una tradizione familiare, quindi dal bisnonno al nonno e allo zio. E coltivavano Freisa da sempre e siamo certificati biologici in vigna dalla fine degli anni 80 grazie al lavoro di mio zio Giorgio. E io adesso una decina d'anni che continuo, ho rimpicciolito un po' l'azienda essendo diciamo da solo, poi ho sempre amici, famiglia, collaboratori molto generosi e volenterosi che danno una mano. E il mio obiettivo, quello che sto cercando di fare in questi anni, è di produrre vini artigianali, quindi senza l'ausilio di tecnologia e di chimica, con i vitigni tipici qua del territorio. Quindi la Freisa sicuramente in maggior parte, ne produco tre vinificazioni in purezza diverse, poi la Malvasia, che è l'altro vitigno di questo territorio, un po' di Barbera, un po' di vino bianco, base uva cortese. E ho delle buone soddisfazioni, il prodotto piace, è un vino artigianale come dicevo prima, quindi con dosi di solforose molto basse, senza chiarificazioni, senza filtrazioni. La produzione si attesta adesso sulle 13-14 mila bottiglie. L'idea, l'obiettivo è quello di crescere sicuramente un pochettino, ma farlo con i piedi per terra in maniera graduale e sostenibile. In agricoltura c'è questo annoso problema della manodopera e quindi di trovare qualche volenteroso aiutante. Nella mia realtà specifica, come ho accennato prima, ho la fortuna di avvalermi di collaboratori che sono diventati amici, amici che sono diventati collaboratori e anche di persone con percorsi diversi alle spalle. Il cui minimo comune denominatore è sicuramente la voglia di mettersi a disposizione, di fare e di sentirsi utili. Quindi anche per esempio Kofil del Bangladesh, che è un migrante richiedente d'asilo, abbiamo Vlatko, che è una persona di famiglia macedone che è qua da anni. L'obiettivo è avere un gruppo affiatato che si dà una mano, dove nessuno comanda nessuno, diciamo, in armonia. Io sono qui a Pino d'Asti a fare la vendemmia 2022 a Cadelprete da Luca Ferrero. Perché? Perché Luca è un amico, è un ragazzo di cuore, il nostro rapporto va oltre le questioni del vino, perché lui è un produttore, io mi occupo di divulgazione sostanzialmente, però quello che ti porta al vino, no? Il punto essenziale del vino è sicuramente la convivialità, e questo qui a Pino d'Asti lo hanno ben presente, quindi sono venuto per dare una mano, ma soprattutto per condividere i bei momenti con un amico, perché noi ridiamo tanto in vendemmia. Non è il lavoro più leggero del mondo, ma chi se ne frega, insomma, va benissimo così.
Alex, titolare della Monalfungo, azienda che nasce a metà degli anni 70, anzi ha compiuto 50 anni quest'anno, il 50esimo anniversario. Ci occupiamo della crescita, coltivazione e commercializzazione di funghi champignon e pleurotus. Siamo l'unica azienda attiva in tutto il nord-ovest. Produciamo all'incirca 200 quintali alla settimana di funghi champignon che vengono preparati, trasformati e commercializzati in tutto il nord-ovest d'Italia. L'azienda conta all'incirca una trentina barra 40 persone che vengono ad aiutarci, insomma, a raccogliere i funghi. Poi, ad esempio, durante il periodo Covid abbiamo avuto grosse problematiche riguardanti appunto la mancanza di persone per i più svariati motivi. E grazie ai ragazzi che siamo riusciti a contattare presso i centri di accoglienza, che sono venuti a darci una mano a raccogliere i funghi, siamo riusciti a mandare avanti le attività in un periodo così difficile e tormentato come quello che abbiamo passato. Sono Elisa Caudana, la mia azienda si trova a Vino d'Asti, sulle colline dell'Astigiano. Nasce nel 1992 con i miei genitori, che creano questa azienda coltivazione biologica che tuttora io e il mio compagno continuiamo a fare. Abbiamo più o meno 13 ettari vitati, suddivisi in Malvasia, Freisa, Bonarda, Albugnano e Del Bianco. Quindi questi sono anche i vini che produciamo. E abbiamo, purtroppo, con la crisi di manodopera abbiamo dovuto soccombere a prendere una vendemmiatrice che ci aiuta un pochettino in questo periodo dell'anno ad affrontare la vendemmia, ci toglie un po' di lavoro, e in più abbiamo preso questo ragazzo per darci una mano sia in questo periodo nelle vigne in cui non riusciamo a usare la vendemmiatrice che durante l'anno per fare le altre lavorazioni. Thank you.
ufficio pugliese Gruppo Corrado, è una realtà del territorio torinese, 50 anni nella produzione di formaggi a pasta filata, quindi linea mozzarella e affini, e formaggi a pasta molle. Pasta molle è la linea Corrado, pasta filata dell'ufficio pugliese. Siamo un'azienda, familiare, nel senso che la proprietà oggi è quasi interamente nella mano della famiglia Radici, e poi c'è una partecipazione ancora della famiglia Corrado e Vercellotti, che erano i fondatori della linea dei mobili. In pratica, cos'è che facciamo qui? Noi, comprando latte piemontese, quindi del territorio, lo andiamo a trasformare quotidianamente nelle due grandi categorie di prodotti. Latte arriva la sera, dalla volontà della giornata, viene fondamentalmente stoccato tutto e viene pastorizzato per la lavorazione del giorno successivo. L'attività inizia circa a mezzanotte, mezzanotte una, si inizia a coagulare il latte e si dà fondamentalmente una candelata pronta alla lavorazione dalle 6 del mattino fino a quando non abbiamo finito. Nel nostro settore mi spiace dirlo, ma finché non abbiamo finito. Comunque, mediamente le attività che coinvolgono centinaia di persone finiscono intorno alle 18. La tecnologia molto nota, ma a differenza di altri caseifici, noi abbiamo una forte impronta di artigianalità. Siamo ancora, pur essendo industria, ritengo che siamo tra le 10 industrie più grosse in Italia a fare mozzarella, ma abbiamo ancora tutta una linea di prodotti fatti a mano, trezzo, treccine, burlate, piuttosto che pesca morce, affumicate nonne, via dicendo, in cui la manualità del nostro operatore è importantissima. Vendiamo mozzarella, evidente che abbiamo dei picchi stagionali estivi, ed ecco che proprio d'estate abbiamo bisogno di aumentare i nostri volumi, e laddove la parte industriale basta pigiare un bottone, tra virgolette, quando iniziamo a parlare di trecce, piuttosto che rodini, piuttosto che scamorze fatte a mano, che sono abbastanza il nostro core business, ecco che lì abbiamo bisogno di aiuti esterni. Ci stiamo avvalendo in questo momento di collaborazione con i ragazzi pakistani, oltre agli stagionali reclutati, assunti in zona, proprio per fare delle lavorazioni tipiche che d'estate crescono esponenzialmente. Potremmo magari adesso vedere l'utilità del treccio della mozzarella di 200 grammi, 250 intrecciata, dove la manualità è essenziale, non c'è macchina alcuna che possa fondamentalmente fare un prodotto analogo, e quindi ecco che l'introduzione di personale stagionale, diciamo in affiancamento al nostro, siamo in periodo estivo, gli stabili hanno anche piacere di andare in vacanza, e quindi c'è il periodo di formazione che inizia da maggio, di persone che devono stare con noi magari 6 mesi o 8 mesi, e poi quelli in gamba, quelli che fondamentalmente dimostrano che hanno passione per la lavorazione che facciamo. Spesso diamo opportunità di percorsi lavorativi diciamo più lunghi, per arrivare a persone che abbiamo conosciuto per motivi di stagionalità, che oggi magari vogliono arrivare. L'immissione di acqua calda, ok, e sale, e si applica un impacco. Al momento che fai l'impacco, tiri fuori. Ecco perché parliamo di pasta filata. La pasta filata è per questo concetto qui. Questa è una mini formatrice che mi fa delle palline piccolissime. E vedete, io metto palline in questo momento, potrei farci quello che voglio. Cioè, se fossi capace, ma non è esattamente il mio mestiere, io posso farci una treccina, posso farci qualsiasi cosa, se loro sono molto più bravi di me. Comunque, in questo stadio determini la forma che vuoi avere, dopodiché rassodi e hai concretizzato e diciamo stabilizzato la forma. Partendo da una sfoglia, okay, la macchina fa degli sfilacci. Thank you.
che è una betoniera che fa da spilacci con della pasta. Questa è una macchina automatica per le burrate, qui non facciamo null'altro che riempire la pallina, come le fosse un vignetto, di una stracciatella che è composta da una panna e spilacci di burrata. Filippo, che sembra più pakistano dei pakistani, è invece di pilastro. Canali di distribuzione che servono a svariate linee. Il prodotto manuale viene tutto in carrello e vedi che a questo punto il prodotto è rigido, non fa più nulla, no? Cioè si è trasformato da un prodotto malleabile a un prodotto assolutamente rigido, che è quello che poi consigliamo usare. La nostra azienda si chiama Azienda Agricola Pianfiorito, siamo ad Albugnano in provincia di Asti, è un'azienda principalmente ad indirizzo vitivinicolo, gran parte, una importante parte dell'azienda è anche fatta dalla frutticoltura. Oggi siamo qui che raccogliamo appunto le ultime pesche della stagione. La nostra azienda, oltre a fare orto, a fare vigneto e frutta, anche una grossa parte orticola, una cantina e un piccolo allevamento di razza piemontese e una parte di orto. È un piccolo agriturismo che è aperto da ottobre a maggio. È un'azienda a conduzione familiare, i proprietari sono due fratelli e sono aiutati nella conduzione dell'azienda dai rispettivi figli e dalle rispettive mogli. Abbiamo Lou Rokesh, un ragazzo del Bangladesh che ha fatto prima lo stage con noi e poi, siccome entrambi ci trovavamo bene a lavorare insieme, abbiamo deciso di assumere, lui ha deciso di lavorare da noi e in questo momento ci troviamo molto bene. La nostra famiglia, essendo originaria del Roero, mio nonno si è trasferito qui nel 1950, ha trasportato qui le coltivazioni tipiche del Roero, quindi le pesche che oggi stiamo raccogliendo e il nebbiolo. Era un vitigno tipico della Langa del Roero, ma che qui era stato abbandonato a favore della Freisa, della Malvasia e del Barbera. Oggi, 25 anni fa, questo vitigno impiantato qui ha avuto il riconoscimento della DOC e oggi, grazie ad un'associazione nata 5 anni fa, Albugnano 549, questo nebbiolo sta cercando di avere maggiore visibilità
grazie appunto al lavoro di questi 15 produttori che credono in questo vitigno impiantato in questa zona. Mio papà mi diceva che è sempre stato così, all'inizio degli anni 80 tribolavano a trovare manodopera, poi dopo si tribolava meno, sono cose che vanno e vengono. Noi abbiamo anche un ragazzo che lavora da noi da 15 anni, che è rumeno, è arrivato 15 anni fa e ha sempre lavorato da noi. È ovvio che ci sono dei cambiamenti, nel senso che oggi la generazione sua ha più o meno la mia età, un po' più vecchio di me, ha 50 anni, io ne ho 44, è una generazione che non c'è più, i figli sono andati a scuola qui e cercano altri lavori. Sembra un pochettino il discorso lì, però. Insieme al mio amico Rosario, da luglio di quest'anno abbiamo preso in gestione il ristorante che abbiamo chiamato I Berger di Muscandia. Siamo una piccola realtà presente a Pino d'Asti. La nostra cucina, che poi Rosario vi dirà meglio, è incentrata ovviamente sulle materie prime del territorio. Tra i nostri vari aiutanti abbiamo un ragazzo richiedente asilo che ci dà una mano in cucina. Principalmente fa il lavapiatti, ma sta imparando a fare anche delle piccole preparazioni. Io sono Rosario, il cuoco del ristorante I Berger di Muscandia qui a Pino d'Asti. E noi facciamo una cucina prettamente legata alla tradizione monferrina, con qualche rivisitazione legata un po' più alla modernità, ecco. Trattiamo molti prodotti che arrivano da aziende agricole del territorio, molte delle quali sono socie anche dell'attività. E quindi niente, cerchiamo di valorizzare il più possibile il nostro territorio, anche a livello di personale. Le persone che lavorano con noi sono tutte della zona, ecco.